Paolo Volpi, che è sindaco e candidato sindaco, Guido Cavallo, che è sindaco uscente, per quello che riguarda Valdichiera c'è una lista unica e partecipa al candidato e sindaco uscente Gianluca Forno, per quello che riguarda Chiglione partecipano Daniele Basso. Perché il sindaco uscente, che è Massimo Troppo Gambrone, non può partecipare e comunque ci ha dato una lettera da leggermi che vi riassumerò successivamente. Molto per l'incontro il professor Paolo De Vecchi, presidente dell'Osservatorio del Paesaggio della Conferenza Castigliano, e presento io per quello che sono capace. Allora, che cosa rappresentiamo come organizzazione? Allora, l'Osservatorio del Paesaggio, per chi non lo sapesse, è un ente che si dedica a salvaguardare l'organizzazione di quello che è il patrimonio esistente nella nostra parte castigliana dal punto di vista paesaggistico. Cerca anche di coinvolgere la popolazione locale con tutta una serie di iniziative. Il sito internet dell'Osservatorio del Paesaggio è uno dei più belli che abbiamo, ricchi di contenuto. Se andate a cercare, esistono le fotografie di tutti i paesi della provincia di Asti, fatte sia dal nostro Tedeschi, sia dal nostro Cooper, sia da altri personaggi che si dedicano alla fotografia. Molto interessante. Ci posso dire una diversa, siamo noi. Siamo nati nel 2006 e uno dei centri di fotografia che castigliano, anche perché castigliano ci sono più, lo dico noi o per gli Asti. Diciamo che dal punto di vista del numero dei soci siamo al quarto circolo del Piemonte, Valle d'Aosta, quindi sono abbastanza importanti, non adesso non voglio strappare il grosso. A cosa ci dedichiamo? Intanto noi siamo un'affiliazione di Regambiente, quindi vuol dire che Regambiente è un'organizzazione con circa più di 100.000 soci, quindi un'organizzazione abbastanza importante a livello italiano, che pubblica una serie di dossier, anche qui se andate sul sito di Regambiente Italia, trovate una serie di documenti molto importanti per quello che riguarda sia le ecomafie, sia la difesa del territorio, sia i prodotti alimentari e quant'altro. E organizza Regambiente una serie di iniziative a cui cerchiamo di partecipare anche noi, come la più famosa, la più conosciuta, e quindi a un modo che un giorno ogni anno si dedica a pulire qualche comune, qualche realtà locale. Infine, il forum Salviamo Paesaggio, Difendiamo Territori, un forum che io ritengo importantissimo, perché è un aggregato di associazioni a livello italiano. Quando questo ultimo ho lavorato l'ultima volta raccoglieva 934 associazioni ambientaliste, non so se sono aumentate negli ultimi di poco, da poco, ecco sì, intanto aumentano, e io credo che sia, ecco, riuscire a mettere insieme su qualche disegno, su qualche progetto, 934 associazioni ambientaliste è un risultato eccezionale, che ci permette di avere una certa forza quando parliamo verso le istituzioni. E va bene. Adesso vediamo un questionario. Allora, cosa abbiamo fatto? Come nel 2009 abbiamo sviluppato un questionario. Perché l'abbiamo fatto? Perché ci è sembrato l'unico modo o il modo più efficace per riuscire a estrapolare dai programmi dei candidati sindaci una serie di. I programmi dei candidati sindaci sono impossibili da confrontare perché come dire, ogni candidato tratta le tematiche specifiche del proprio territorio, mentre noi dovremmo avere una visione globale. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo sviluppato questo questionario, purtroppo abbiamo dovuto arrivare a dei compromessi. Il primo compromesso è che il questionario doveva essere la risposta chiusa, sì, no, non potevamo mettere risposte aperte perché altrimenti avremmo scritto un libro probabilmente o per
perché purtroppo perdiamo tutta una complessità nella risposta che il candidato potrebbe dare, e perdiamo di vista tutta quella che è la storia pregressa del comune, perdiamo di vista tantissime cose, ma purtroppo bisogna comunque arrivare a una serie di domande che possono permettere appunto di confrontare tra di loro i vari programmi. Alcune cose, come abbiamo fatto tante domande, quelle dico non le racconto tutte, però fondamentalmente sono divise in blocchi. I blocchi sono le domande relative alla riduzione del consumo di territorio. Cosa succede? Che in questo momento anche a livello nazionale sono in corso una serie di iniziative, sono in discussione una serie di proposte legislative per limitare o annullare il consumo di territorio. Il consumo di territorio, soprattutto noi lo vediamo nelle vallate, quindi dove c'è il territorio, dove ci sarebbe la sola conferma più utilizzata per la territorio, ma non solo, anche sulle colline, anche praticamente dappertutto. Questo deriva dalla visione che molti hanno, che quando vedono un paesaggio vuoto, vorrebbero riempirlo. È una cosa che può venire questa idea, ma secondo noi è un'idea sbagliata. Cosa succede? Perché consumare il territorio? Specificamente perché uno dei motivi ovviamente, ma uno dei motivi è che il suolo, così tutte le volte che si fa una costruzione, queste costruzioni portano delle risorse economiche ai comuni, i comuni sono assolutamente a caccia di risorse economiche industriali e quindi cercano di utilizzarle, di promuovere questa cosa. Poi, un secondo blocco di domande sulla promozione del turismo culturale ed ambientale, perché noi pensiamo che sia possibile incrementare il turismo nelle nostre zone, sia possibile un turismo sostenibile. Il turismo sostenibile vuol dire che noi non pensiamo che si possano costruire dei villaggi turistici e utilizzarli come tali, ma si può fare un turismo culturale, tanti importanti monumenti, parliamo soltanto delle chiese romaniche che ci sono in gran numero in queste zone della provincia di Asti. Un terzo blocco di domande per quel che riguarda il miglioramento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti prodotti. Poi una serie di domande per quel che riguarda il risparmio energetico. Quindi promuovere il risparmio energetico a tutti i livelli, sia a livello di privati che possono fare qualcosa, possono fare molto per risparmiare energia, ma anche a livello pubblico, perché anche il pubblico dovrebbe dare l'esempio in questo caso. Dico una delle tantissime iniziative che si possono fare, cercare di sostituire le lampade con lampade elettriche che consumano, sono estremamente efficienti rispetto alle lampade normali. Quindi portano alla riduzione della tutela della flora e della fauna, quindi perché questo riteniamo che sia anche un discorso importante. Ecco, una voce che non abbiamo messo qui, ma che comunque riteniamo anche importante, è la trasparenza amministrativa. Ecco, su questo punto in particolare, questo è uno dei tanti punti su cui possiamo essere criticati, perché in realtà la trasparenza amministrativa è prevista per legge. Quindi, tutto quello che il comune produce dovrebbe essere messo sul sito internet. In realtà, quando poi andiamo a controllare, vuoi per un motivo, vuoi per l'altro, scopriamo che non è proprio così. Per esempio, se io vado a vedere sui siti internet dei 10 comuni che abbiamo invitato, io trovo i programmi dei candidati in quasi tutti, tranne uno. Però, perché non trovo i programmi dei candidati in un comune? Strano. E per esempio io ho cercato anche quella che è la relazione di fine mandato dell'amministrazione progressiva, dell'amministrazione comunale, e l'ho trovato soltanto in comune. Questo forse non sono facile, probabilmente non sono facile, la ricerca non è banalissima. Diciamo che forse esiste, è vero che la legge prescrive la trasparenza amministrativa, ma dà anche la possibilità di aggirarla.
di utilizzare il correttivo, diciamo così. Quindi, secondo me invece questo è molto importante. Ecco, vorrei prima di cominciare quella che sarà la serata, che vi spiegherà poi Marco De Vecchi come si svolgerà, volevo soltanto leggervi due parole di Massimo Spacco Merlone, il sindaco uscente di Puglione. Non la leggo tutta perché altrimenti ci metterei troppo tempo. Comunque il Massimo dichiara, gentili signori, rispondo con piacere al vostro questionario, e oltre a questo dà alcune evidenze su quello che ha prodotto nei 5 anni trascorsi in termini di riduzione dell'amianto nel territorio comunale, e ci abbiamo pensato un parlamento privato con meno 724 di amianto, sostituendo lo strumento fotovoltaico, materie fotovoltaici, e con l'impiegando così di stare di un'intera borgata, installato la materie fotovoltaici, sostituito l'elettrica da comunali con altra condensazione di nuova generazione, e quasi consumo italiano, nel 2016. Interveniamo regolarmente sulle strutture frane, abbiamo recuperato l'attrezzamento comunale cerchio, ripiantumato con un tempo a scopo didattico, questo con la scuola comunale di Portomorone, patrocinio per quel che riguarda le iniziative ambientalistiche, promozione nell'attività dei centri estivi, sostituzione dei corpi luminosi con altri LED. Nella nostra futura lista abbiamo incluso un ingegnere ambientale. Nel programma abbiamo inserito come priorità il rispetto dell'ambiente, insistiamo sulla necessità di fare valere per compra degli impiegati esistenti, sia residenziali sia artigianali come industriali, anziché la costruzione dei nuovi. Abbiamo valutato anche esperienze di altri comuni e pensiamo di valutare l'adesione al patto dei sindaci per la continua ricerca di finanziamenti su progetti specificamente di miglioramento ambientale. Restano comunque conseguenti alle azioni in essere, il completamento della sostituzione dei corpi illuminati, il miglioramento dell'efficienza delle stanze di edifici comunali, la tutela di versanti franosi con opere naturalistiche, di prova di ingegneria naturalistica, questo è molto, molto interessante. Restiamo pertanto disponibili a valutare con voi gli strumenti di pianificazione, sia concorda su progetti specifici. Ecco, un'ultima precisazione prima di lasciare la parola a Marco. Alla fine della serata, ecco, qual è il vostro intendimento? È quindi di ricercare quelli sono gli elementi all'interno dei programmi dei candidati, alla fine, poi parleranno i candidati, creeranno quello che vorranno esprimere, alla fine della serata noi non daremo indicazioni di voto. Noi siamo un'organizzazione che è assolutamente distinta rispetto ai candidati, rispetto ai sindaci, rispetto ai paesi della Val di Pessa, e non solo. Quindi noi non daremo indicazioni. L'ultima cosa che volevo dirvi è che non ci limitiamo alla Val di Pessa, quindi è per questo che abbiamo allargato il giro dei comuni che sono stati invitati, non soltanto alla comunità comunale della Val di Pessa, neanche soltanto alla Val di Pessa. Poi alcuni comuni hanno deciso, vediamo qui, alcuni comuni, vediamo se c'è questo, esattamente. Allora, da qui in questo momento qual è la situazione che tra tutti i comuni che abbiamo invitato, da perché la comunità comunale va diversa, per momento ha una posizione interlocutoria. Hanno chiesto alcuni giorni di tempo in più per poter decidere cosa fare e cosa non fare. Quindi in questo momento abbiamo soltanto un questionario di uno dei candidati sindaci di Monale, Sergio Magnetti che è il sindaco uscente, invece Davide Ciavato è un candidato. Poi per quel che riguarda Ferrere in questo momento hanno detto che non consegneranno con questionario, che non compileranno alcunché. Per quello che riguarda Montafia verrà fatto un incontro separato, perché Montafia ritengono di essere comunque di avere dei problemi locali molto, molto importanti, per cui, ma noi gli daremo una mano, quindi anche se loro faranno un incontro separato che dovrebbe essere il 14, se volete essere informati basta lasciare l'indirizzo di mail e vi informeremo assolutamente di questa cosa, e faranno questo incontro. Perfetto, lascio la parola a Marco. Grazie.
Bene, buonasera a tutti, un piacere essere qui nuovamente dopo 5 anni. Ci sono stati anche altri incontri, devo dire che realmente la parte diversa di una carica che non solo è un laboratorio interessante, esperienze su tanti temi diversi, ricordo anche il mondo dei bambini, dei ragazzi, proprio complimenti per quanto state facendo un quarto al mondo, e anche il fatto di procedere in qualche modo ad una ricognizione semplice, senza particolare pretese, ma comunque efficace, su dei temi legati all'ambiente, ad una gestione di quello che è patrimonio, anche storico, culturale, di quelle che sono anche quelle problematiche specifiche che accennava prima l'ingegner Porta, che c'è un problema dei grandi rifiuti, quant'altro, di potersi quindi confrontare con un questionario, cosa che non mi pare che in altri contesti abbiano fatto, ecco. È un segno di attenzione, soprattutto verso chi poi dovrà in qualche modo esprimere la propria preferenza, il proprio voto, di sapere forse meglio quelle che sono le opinioni, gli indirizzi, gli intendimenti di coloro che si presentano come nuovi amministratori. Quindi grazie a coloro che hanno voluto rispondere. Devo dire che è presente un errore nel questionario, un po' presente subito, me lo segnalavo in modo tale che cambiate. In modo tale che lo ricordiate, la risposta da 22 anni è portata come sì nella parte di favore, che in realtà è un no, ecco, spero che non ci siano altre piste, ma portate la fede, è tutto parte di un volontariato che questo va a tagliare nella scritta che è una riflessione di dati, ma noi comunque in caso noi insegniamo altri che dovrebbero essere giuste, corrette, le risposte da scritte in questi anni. Ecco, avete sottomato cosa è stato detto in termini di approvazione e di dissenso rispetto alla domanda. Concordo con il conforto che c'è ancora, il sì e no, certamente è un po' meno amante della trancia dei ragionamenti che spesso necessariamente sono complessi, sono più articolati, e chiederebbero di appunto una discussione, ma lo facciamo proprio questa sera. Non è previsto, lo dico già fin da
dall'inizio un dibattito che dal pubblico risolve queste domande, perché sennò dopo non c'è modo di poter garantire una parte della comunità da parte di tutti che poter rispondere. Per cui è semplicemente un'occasione per ascoltare, e poi se riterrete utile ci saranno occasioni da parte vostra per interloquire con i candidati sindaci e quindi personalmente avere dei chiarimenti e delle risposte. Quindi questo lo ribadisco e chiedo a nessuno di prendere atto prima di cominciare che non si apre un dibattito, si apre una consultazione in loco con i candidati sindaci. Mi sono raccomandato, e questo sarò altrettanto ferro, che da parte di coloro che hanno aderito, hanno accettato di essere presenti, di rispondere il merito delle domande, quindi non divagare, rispondere di altre cose che non sono quelle che abbiamo convocato. Quindi, quello che abbiamo detto, esprimete il sì e no come meglio ritenete più di tutti, ma non per questo, per andare a parlare di altro, perché se no ci sarà una parte vostra. Sicuramente le occasioni, le possibilità di poter affrontare anche altri temi, però non sono quelli che abbiamo ritenuto di considerare. Allora, se avete già segnato, vi dico quali sono le 7 domande che saranno parte dell'incontro di oggi. In modo che già da subito che avete capito del sindaco lo sanno, abbiamo lavorato insieme, c'erano quelli che sono impegnati, sono la 2, la 4, la 8, la 9, la 17, la 21 e la 23, la 23, così ci sarà tempo, vediamo un attimino, vediamo una così che mi sta a cuore, forse un piccolo attimo che mi prendo. Ecco, allora semplicemente faccio da notare, perché con una notte e altre funzioni, che è quella semplicemente di garantire tempo uguale per tutti, e per mantenere un po' le che ci siamo dati, nessuno che ci siamo dati, quindi è una serata. Allora, vi leggo, ovviamente leggo di volta, adesso lo vanno anche voi, per chi non avesse il foglio, lo leggo lo uso di tutti, quella che è la prima domanda, eventualmente possiamo fare così, più abbiamo dato anche la voce, bene, allora la prima domanda che mi ha sottoposto, che mi ha presentato i candidati sindaci, ecco che immagino forse tutti voi mi conoscete, comunque perché mi dicito, qui dice in ordine, allora Daniele Passo, come candidato il sindaco del comune di Tiglione, poi Guido Cavalla per la carica, poi abbiamo Gianluca Fuomo, Paolo Monte, sempre detto tutto quanto è utile per la comunità. Allora, la prima domanda, vi leggo per chi non ha sottomano l'attuale condizione del primo consumo di suolo nel suo comune, secondo lei è eccessiva e occorre quindi approvare provvedimenti atti all'interno? Ecco, quindi direi che possiamo partire. Da volte, quindi due minuti ciascuno. Velocissimo, innanzitutto grazie all'ambiente per questa occasione. Allora, dico di sì, il consumo del territorio c'è stato in maniera eccessiva, in realtà che nel nostro comune, da cosa lo vediamo? Lo vediamo dal fatto che purtroppo troppi scempi urbanistici sono stati fatti negli anni e lo vediamo dal fatto che esiste un patrimonio edilizio assolutamente inutilizzato. Quindi ritengo che il suolo sia prima di toccare il suolo sia che quindi prima di fare una cosa che non è più reversibile sostanzialmente, si debba assolutamente avere la massima cognizione di causa su quanto c'è l'effettiva necessità. Quindi, provvedimenti anche a tutelare il suolo senz'altro, meglio ovviamente un censimento di quello che è il patrimonio edilizio e di quello che è il patrimonio vuoto da recuperare. Se devo fare una sintesi finale e chiudere questo primo intervento, io direi che ogni famiglia è ricca di una casa, assolutamente. Non si devono fare le speculazioni. Le speculazioni di questo territorio ne ha viste negli anni assolutamente tante, troppe,
chiuderei, e chiaramente recuperare e dare una casa a tutte le famiglie, penso al caro all'incentivazione del mercato dell'affitto, penso appunto a tutto il lavoro che può essere creato da un'edilizia artigianale che mirata come ho detto prima, recupero, credo sia quella la strada per la sfida del futuro. Dimentichiamo solo di riportare che faccio dei questo, quelli che sono, non avete sotto mano, ma mi pare giusto ribadire. Per quanto riguarda le risposte che sono state date a questa domanda, sono il no da parte di Gianluca Forno, che adesso tolgo la parola, un sì da parte di Daniele Basso, un sì, scusate, un no da parte di Cavalla e un sì da parte di innanzitutto io mi unisco al ringraziamento ai vice di ambiente per l'iniziativa che hanno riproposto dopo 5 anni, anche in me avevo già partecipato 5 anni fa. Molto brevemente devo dire che una premessa che riguarda questa risposta ed altre, io ho dato le risposte interpretando e leggendo in maniera benissima la grammatica, la semantica delle domande che sono state presentate. Nella fattispecie andrò poi a dettagliare meglio cosa intendo per leggere in maniera benissima. In realtà, per quanto c'è questa domanda, mi viene venuta da rispondere no, appunto, state tanti 5 anni di esperienza dell'amministrazione comunale del mondo di Valdiviere, state una conoscenza credo piuttosto capillare del territorio che l'amministrazione che ho avuto l'onore di guidare per 5 anni ha portato avanti a questo punto come bagaglio. E devo dire che per quanto riguarda Inter, seppur piccolo, 6 km quadrati scarsi nel territorio comunale di Valdiviere, negli ultimi anni non registro, quindi non mi sento di poter affermare che c'è stato un consumo eccessivo di territorio, probabilmente dovuto alla crisi che tutti ne conosciamo, sia di edilizia privata civile sia di edilizia produttiva ufficiale. Per quanto riguarda l'amministrazione che si sta, la trovata di istituto che si sta concludendo, posso ancora dire che si è sempre operato, si cercherà di continuare a operare con grande attenzione rispetto a quelle che sono le aree di pregio, le zone che possono costituire un naturale eventuale ampliamento di quella che è l'organizzazione del paese di Valdiviere e che si è risposto puntualmente a sporadicissime esigenze rappresentate da cittadini e imprenditori di ampliamento dell'esistente o di nuove costruzioni di aree residenziali. Questo è perché sono una risposta nuova questa domanda. Perfetto, grazie allora, Cavalla. Grazie, buonasera a tutti. Beh, anch'io a questa domanda ho risposto no. Ho risposto no perché negli ultimi 10-15 anni di qui a Villafranca il suolo dedicato, utilizzato per aree industriali, artigianali o commerciali non è stato ampliato, ovvero sono tutte aree già identificate col vecchio piano regolatore, la vecchia variante del 1986, poi come variante ancora del 96 e non sono state presentate nuove aree. Per quanto riguarda il discorso commerciale, sono stati creati alcune grosse entità, anche queste trasformando nella maggior parte dei casi, vedi il mercatone, vedi il mio mercato, trasformando edifici già esistenti, industriali, quindi riciclati. Anche per il residenziale, il 90%, forse più, delle aree utilizzate e sfruttate fino ad oggi risalgono al 1996 come terreno che abbiamo un regolatore identificato, che oggi, in particolare l'area verde, per chi conosce la realtà di Villafranca, che oggi è andata ad esaurimento e quindi si affianca il problema di nuove aree a quello di utilizzare e recuperare gli edifici vuoti o disponibili. Quindi è una
solo delle due esistenze. Bene, concludiamo quindi con Basso. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Sentendo i commenti dei miei colleghi mi accorgo già della differenza sui territori. Tiglione ha un territorio molto vasto di 55 km, quindi molto atipico, non proprio classico da paese. Sicuramente negli anni, e non è qualcosa che è da imputare all'amministrazione uscente, è stata un'espansione diciamo troppo leggera, il che ha portato anche diverse problematiche per il raggiungimento dei servizi principali, che sono la fornitura, la stazione pilota e via dicendo. Attualmente abbiamo anche proprio questa problematica in diverse frazioni. Il discorso fondamentale è che, come aveva detto il collega Volpi, sicuramente in una realtà come la nostra un censimento sulle varie zone deve essere sicuramente fatto, e quindi un impegno che sicuramente dovrebbe essere preso, e potrebbe essere preso per le prime cose quando ci fosse la questione di poterlo amministrare. Che il problema dell'ambiente, questo qui, visto la vastità del territorio, si è sentito, lo dimostra il fatto che all'interno del nostro programma il tema dell'ambiente abbia un notevole sviluppo, e non per niente all'interno del mio gruppo ho coinvolto una persona molto vicina a queste tematiche, che sicuramente fa parte dell'ambiente, l'avvocato Caranzano, che sicuramente mi aiuterà a sviluppare queste tematiche e fare in maniera che non siano solo delle proposte, ma vengano davvero portate avanti. Grazie. Bene, grazie su questa prima domanda, e grazie per i tempi che avete tenuto, ciascuno a questo modo di poter dare conto su questo sentiero, anche nel proprio comune, rispetto alla problematica del consumo del territorio. Ecco, la seconda domanda è fa riferimento proprio alla conseguente alla prima, all'eco, e devo parlare in questo modo. È disponibile? Lei come candidato sindaco, a mio di cui avesse responsabilità dal punto di vista amministrativo, ad approvare un nuovo strumento urbanistico variante congrese, utilizzando i risultati del censimento generale del patrimonio edilizio residenziale e produttivo non utilizzato, ecco l'importante sottolineo questo, non utilizzato, ho previsto ma non realizzato. Ecco. Per quanto riguarda le risposte, la disponibilità ad approvare un nuovo strumento urbanistico, la risposta è stata no da parte del Gianluca Porto, mentre invece gli altri tre candidati sindaci hanno risposto di sì. Per cui ti direi allora semplicemente di articolare in questo caso, insomma, partiamo da basso e andiamo in questa direzione. Quindi risponde articolare sì e più dopo il no. Sicuramente è un'attività che bisognerà sviluppare, soprattutto dal momento che i piani regolatori hanno delle indagini non indifferenti in attesa che vengano approvati. Dal canto nostro tigliolese, il piano regolatore sicuramente darà preso di nuovo in considerazione, sentendo le varie componenti dei cittadini e dei professionisti all'interno del territorio. Sicuramente verranno prese anche delle decisioni a livello di zona industriale, produttive, le quali Tiglione ha delle capacità sicuramente di rilievo e che negli ultimi anni non sono state tanto sviluppate. Questo sicuramente è un qualcosa di importante e ambizioso che trova sicuramente atto nel caso che si trovasse da amministrare. Sì, diciamo che la domanda è un po' articolata, perché
speranze? Cioè, assolutamente sì, sono da valutare con speranze. No, il no. Il nostro parere, infatti, come dicevamo prima al professor Vecchi, ci vuole questa premessa semantica, ma su cosa io poi inizio a parlare per qua in sostanza, come dicevo. Io, nella riflessione di questo questionario, quindi compresa la risposta a questa domanda, ho utilizzato un criterio, e il criterio del laddove, dicevo, il si impegna a tendenzialmente nessuno. Ho messo un no perché? Perché, come ripeto, dicevo inizialmente, mi sto impegnando da 5 anni a fare in modo che il sindaco di un piccolo paese, come può essere la Valle d'Asti, ovvero tanti altri di Astigiano, non sia visto e concepito come un organo democratico. E pertanto io avrei dovuto rispondere a queste domande consultando i 10 undicesimi, oltre al sottoscritto della squadra di concorrere alla direzione di Valle d'Asti in questo momento, a mio avviso. Altro sarebbe stato dire si impegna a portare deliberazioni, discussioni in consiglio comunale, questo è stato il tema. E sarebbero stati tutti sì. Questo vale per questa risposta e per tutte le altre. Ci tengo a precisare quello che sto sostenendo. Dopodiché, l'impegno a fare entro un anno di censimento, io torno a parlare del mio piccolo paesino, nei 6 matricolati di territorio di Valdichieri, riteniamo, spero con troppa presunzione, di essere tra gli amministratori e l'ufficio tecnico e i professionisti globalisti che ci appoggiamo sufficientemente edotti di quelle che possono essere le scale del mondo in qualche modo. Abbiamo un documento programmatico di sviluppo balistico licenziato nel 2009 che è confluito, ma credo che sia il paese a più alta incidenza di varianti Grazie.
voluto. Ma sicuramente normale essere d'accordo sul fatto di un maggior coinvolgimento della trasparenza dei cittadini. Io tenevo solo a citare perché è una problematica che abbiamo avuto anteriori negli ultimi 5 anni, che oltre proprio un discorso di stesura del piano regolatore, una cosa che deve essere anche chiara ai cittadini, e anche l'uso molte volte di varianti e mini varianti nell'articolo 17, che poi soprattutto in fase di approvazione, come nel nostro caso, vengono utilizzate per dare la possibilità a privati di poter costruire, debbano essere fatte in maniera chiara, trasparente, con un metodo ben preciso e uguale per tutti. Quindi sicuramente oltre a una stesura del piano regolatore deve essere anche un discorso di trasparenza, l'utilizzo di queste varianti e invarianti debbano essere fatte con un metodo ben chiaro e non sicuramente con discorsi poco chiari, diciamo così. Come in precedenza, ai candidati. Cosa vuoi fare da voi?
sul sindaco con l'entità burocratica che vi ho studiato prima. Questo no, per quanto mi riguarda, si motiva molto facilmente con almeno due riflessioni che conquistano nel nostro area di tutti i processi. La prima riflessione è che sono una cosa giusta, a mio modestissimo avviso e parere, tutte le normative sulla corruzione, la trasparenza amministrativa e quant'altro imposte e pensate dalla sede centrale. E altresì, mio parere, è convinto che spesso e volentieri applicate alla realtà da 1, 2, 3, 5 dipendenti stiano diventando in qualche modo ossessive, ossessionanti e paralizzati per il pubblico di vista delle dimensioni del nostro territorio, o di tante piccole dimensioni come quelle del territorio statale. Questa è la prima riserva, ciò nonostante, essendo la promessa della cosa buona e giusta, ci si impegna quanto più possibile con le risorse a disposizione a rispettarle e a garantire la giusta trasparenza ai cittadini o a tutti gli utenti che consultano sul territorio comunale di anni e contatti. Questa è la prima parte di motivazione per cui ho espresso questo. Poi devo dire che a leggere attentamente la domanda, molto banalmente, e la ripreso, leggo un impegno a pubblicare permanentemente ogni atto in discussione e o approvato. Non vorrei banalizzare questa risposta, ma io a pubblicare permanentemente sul sito internet o sugli albi ogni atto in discussione, faccio una gran fatica di solo immaginarlo, ma non sono venuti in bandiera da stretto di Torino e Milano sono situati in niente, però questa è la motivazione del mio. Il sì di cavalla è un sì stretto, quanto io ho messo sì perché lo vedo, noi pubblichiamo oggi sul sito internet, così come su altri tavoli di, come si chiama, sulla banchetta del comune, tutte le delibere di giunta, positive e negative sì. Però tutte le documentazioni che vengono portate in discussione spesso comportano qualcosa e poi per motivi diversi non la discute, non la valuta e quindi non nella prova in positivo e negativo. Queste non ritengo siano da portare a dire hanno discusso su quell'argomento ma non hanno deciso. Cioè, quando c'è una decisione, assolutamente sì, lo facciamo già. Questa sarà anche le malizie dei miei colleghi più esperti a affrontare queste tematiche. Ma parlare del mio discorso di pubblicare sul sito internet comune, sicuramente è un discorso che ha bisogno di una parte dell'istituzione a livello di trasparenza e livello legale, è sicuramente qualcosa che mette in un'amministrazione che parla del possibile critica. Io sempre facendo un altro discorso di parlando. Sicuramente ci sono delle fasce di popolazione che possono essere raggiunte da determinate tipologie di informazioni, sito internet, sicuramente magari hanno la possibilità di avere dimestichezza, di avere l'utilità, il discorso di fare qualche incontro con la cittadinanza per sensibilizzare su diverse tematiche, secondo me rimane uno strumento che può rendere anche più incisive queste soluzioni e anche ovviamente per far vedere l'amministrazione più attenta e più complessa su queste tematiche. Ecco, sì, di volte. Io sono per essere incondizionato a questa domanda. Noi abbiamo provato anche lo screening dei nostri tribunali, tanto per dire. E abbiamo, crediamo realmente che la partecipazione, l'ho detto prima, si realizza prima di tutto con la conoscenza. Però la conoscenza, attenzione, non è la semplice pubblicazione degli atti amministrativi e la conoscenza non è i siti internet dei comuni come sono fatti oggi, comuni anche altre pubbliche amministrazioni, ma parliamo della nostra realtà. Secondo noi, sono siti fatti molto male. La ragione è un po' quando diceva prima, cercate una delibera
gli aggiornamenti dei programmi, i cambiamenti di rotta, le difficoltà, le scelte che vengono fatte nel tempo ovviamente sono soggette all'evoluzione. E questo è l'altro passaggio importante. E se l'amministratore pubblico non ci mette la qualità, è quello che diventa guai, perché la qualità non può essere affidata alle dibattiti che sposate su Facebook, o non può essere affidata a magari a qualche ragione molto striminzito di un giornale locale. Deve essere invece tutto più semplice con un amministratore che spiega anche le dinamiche delle scelte, delle difficoltà incontrate, delle non scelte, ma le spiega ovviamente credo anche dal punto di vista oggettivo. Credo finisco semplicemente aggiungendo che c'è tanta gente che ancora non usa internet e loro bisogna usare anche altri strumenti. Grazie. Bene, abbiamo anche avuto delle risposte molto esaustive su questo punto. Allora, vi invito a voltare pagina e passiamo alla domanda diciassettesima. La diciassettesima che abbiamo avuto poca, tenendo conto che ci ha coinvolto molto, vedo anch'io come quello che ho detto, sul tema degli altri, apparentemente qualcosa per chi di secondario, ma in realtà è qualcosa di molto importante, insomma, che non si radici nel culturale, si possono fare tanti discorsi da questo punto di vista. Bene, su questo tema degli altri la domanda è la crescita del modo seguente. Lei come candidato sindaco è disponibile ad approvare un piano di piantumazione di messa a dimora di alberi di alto fusto lungo le strade comunali e lungo le traverse interne delle strade provinciali? Ovviamente la nuova legge, ecco, nessuno chiede di compiere degli atti fuori dalla legge, quindi esattamente seguendo quanto il codice della strada prevede e ammette da questo punto di vista. Poi rispetto a questa richiesta di interesse, sovrintendenza, mettere a dimora alberi, hanno risposto tutti sì, il candidato sindaco di Giocavano, il mio no era accompagnato da una nota, da una precisazione che diceva rispettando le norme di sicurezza per la viabilità, quindi cioè, messo così come era lungo le strade comunali con le problematiche che stanno uscendo, i filari di alberi vicini alla carreggiata possono col tempo creare difficoltà. Io sono assolutamente favorevole alla piantumazione di alberi, la stiamo facendo, pur essendo il comune di Villa Franca un comune sotto i 15.000 obbligato, ne abbiamo piantati due filari alla stazione, ne abbiamo piantumati altri, quindi la piantumazione la facciamo e continueremo a farla. Dove c'è la possibilità, rispettando le distanze di sicurezza, immaginando già anche quali potranno essere le difficoltà o i pericoli, se vogliamo, quando questi alberi saranno grandi. Vorrei evitare di avere poi problemi adesso e dire adesso bisogna batterli perché creano dei rischi, quindi piuttosto li pianto un metro fuori dalla carreggiata o anche due. Questo è fatto. Il motivo del no è solo questo. Il motivo del no è solo questo. Sicuramente favorevole alla continuazione di alberi, sicuramente per questo discorso lungo le strade comunali, lungo le strade provinciali, mi ricollego un attimo alle avvise che ha detto lei dall'attuale sindaco Mellone. L'attuale amministrazione di cui io faccio parte non si è contraddistinta proprio per questo tipo di iniziative. Su quel discorso legato al Frutteto della memoria, con le scuole sicuramente è stata valevole l'iniziativa, ma è stata questa iniziativa è stata fatta in un contesto, diciamo, che va a limitare poi tutto il discorso di una zona che è adibita a uso sportivo, quindi sicuramente favorevole a queste transformazioni, a queste cose, ma fatti con buon senso, che non vanno per limitare intere zone, intere aree. Grazie.
contro lei, ci mancherebbe. No, no, certamente, tanto come per il posto. Sono vasto che io sono la scienza e tecnica ci mancherebbe. Intanto non sono solidale della scienza e tecniche, assolutamente favorevole, non è possibile, posso sottolineare che su un bambino dei tasti ci stiamo impegnando da qualche tempo anche con ragionamenti approfonditi con lo SARP, non c'è però stato una di coordinazione provinciale, ma come ben sapete credo che nella parte tra Torino e Piacenza anche la Franca ha subito un po' più tracci, ma come bambini d'asti ha fatto stato più quello di un incidente con il centro abitato coperto da barriere di rumore e in parte nella zona delle scuole era stata fatta di automazione che adesso dovremmo mantenere a breve termine, rimangono alcuni tratti sia in relazione a Torino che in relazione a Asti scoperti e in attesa di eventuali investimenti da parte di SAF che per essa c'è anche il mio necessario dovrebbero riempire e segnare la gestione dell'autostrada, si sta ragionando su una piantumazione in accordo con i proprietari dei lotti confinanti con l'autostrada di tutto questo tratto, che diventa probabilmente un'insufficiente barriera di rumore, perché servirebbe, come spiegano i meglio edotti del sottoscritto, parecchi metri in termini di profondità di verde, però sicuramente all'ambiente ma non fare però la vista del nero. Grazie molto, sì. Sicuramente sì, con tutte le promesse di sicurezza che sono state giustamente fatte, perché dico sì? Ma io faccio questa domanda soprattutto in una funzione di educazione ambientale. Cioè, è brutto vedere lo stato delle aree verdi che spesso e volentieri non sono tenute in maniera decorosa, succede in tantissimi posti. È brutto vedere il fatto che quando c'è un problema a tagliare un albero ci si spiega poco, e anzi spesso e volentieri non ci si fa nemmeno molti problemi. E credo che invece, specialmente le nuove generazioni, abbiano bisogno di educazione alla vita, e credo che l'albero sia un simbolo della vita. E quindi per questo che dico che un'amministrazione pubblica che pianta alberi lo fa in modo visibile e percepito, e quindi lo fa magari pagando anche dei luoghi belli. In questo paese ci sono giardini, pezzi di territorio, diciamo più che giardini, pezzi di territorio dove il bosco è stato tenuto bene e sono bellissimi da vedere. E qui ci siamo presenti in sala e lo ringrazio già per quello che siamo facendo noi. Quindi credo che l'educazione ambientale con una manifesta volontà di recuperare con degli alberi dei pezzi di territorio, credo sia la sera per il futuro. Grazie anche per queste risposte, che sono incoraggiati da tanti punti di vista su questo tema. Allora, la penultima domanda è questa. Come candidato sindaco disponibile, nel caso in cui fosse eletto, nel caso sindaco, ad incentivare l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti dei capannoni in fase di ristrutturazione? Rispetto a questa domanda, incentivare l'installazione dei pannelli fotovoltaici, ha risposto no, Gianluca Porno, e sì, tutti gli altri candidati. Quindi anche questa volta abbiamo da volte vedere che cosa vogliamo manifestare in questo direttore. Quindi sì, molte. Io credo, noi crediamo, il gruppo crediamo profondamente nelle energie rinnovabili. Crediamo che la vera opera pubblica del futuro sia appunto il risparmio energetico, le energie rinnovabili, siano la conservazione dell'ambiente, perché tutto questo si fa.
installazione di fotovoltaici che riguarda la ristrutturazione di campioni privati ha da un lato e in parte già se non obbligata è prevista per legge fortemente favorita e sono assolutamente favorevole a questo tipo di incentivazione addirittura sono di rieducazione culturale di questa direzione. Non posso dichiararmi disponibile ad incentivare se incentivare significa con soldi e risorse finanziarie dell'organizzazione comunale del comune che io rappresento il ministro andare a dare ulteriormente degli incentivi a tale realizzazione perché non ritengo che esisteva da un periodo tale da poter disporre addirittura di risorse continue di subito ma non urgentemente da collocarsi sul sociale ad esempio o invece solo lasciare di dire purtroppo con questa sincerità a chiudere i bilanci e la gestione ordinaria dei nostri comuni addirittura di incentivare delle situazioni per cui se non va errato se non ricordo male in ogni caso già il cittadino che non ha in qualche modo scelto di partecipare all'obiettivo 2020 europeo concorre con un incentivo che viene preso a volte dalle nostre bollette. Pertanto, ripeto, con i tempi che abbiamo attraversato negli ultimi 5 anni non ritengo di poter pensare che a breve vedete la amministrazione comunale di panichiere d'asti che credo può un architetto sarà rappresentato a fare lo sottoscritto visto che credo di essere l'unico non in campagna elettorale stasera potrà permettersi un discorso di questo tipo se poi la domanda diventa se sono favorevole posso ancora dire molto probabilmente che il comune di panichiere d'asti credo primo provincia di Asti ha da poco installato dei pannelli fotovoltaici cosiddetti post sul tetto del ristrutturare un corso residuale dell'esterno comunale di panichiere che non si vedono, sono sostanzialmente sottotetto perché matchano con il materiale con cui è fatta la copertura è uno scambio chimico-fisico di cui non ho gli strumenti per renderli adotti dà il risultato del pannello fotovoltaico senza addirittura vedersi sul tetto di uno stabile di pregio storico molto alto. Quindi questo solo per attestare la sensibilità sul tema. Quindi incoraggiare il senso delle comunicazioni. Un sostegno e un incoraggiamento culturalmente sì, in sì, disponibile incentivare sì, logicamente condizionatamente dalla situazione economica noi, io ho letto questo incentivare come favorire anche e nei recenti anni negli ultimi 2 anni abbiamo inviato di capannone allo scopo di sostituire le proprie presenze di amianto con nuovi tetti e c'era l'incentivazione per mettere l'amianto, quindi abbiamo ampiamente di permettere scusate il fotovoltaico, abbiamo capitalmente diffuso l'informazione e in alcuni casi c'è stata anche l'intervento, quindi questo farà chiudere un po' anche la domanda seguente dove parlava di amianto, che tra l'altro non ho capito dove parlavamo di raccolta dell'amianto, noi non possiamo farla. La domanda 23 di Ocificos C, dove parlava, intende intervenire sulla raccolta di materiale particolare tipo di rotale famoso amianto. Non ho capito dove l'amianto non c'è. Quindi incentivare a favorire il posizionamento sui capannoni assolutamente sì, sulle proprietà comunali abbiamo messo, ce l'abbiamo sulla messa scolastica, noi abbiamo un regolamento che vieta nel centro storico, ma non c'è ancora con i capannoni. Sicuramente favorevole a questa iniziativa facendo un po' di presentazioni. Il comune di Tigiola da questo aspetto qua è stato sicuramente abbastanza virtuoso dal momento che sia all'interno degli edifici pubblici palestra, all'asilo vi è stata l'installazione di questi pannelli solari. Il discorso fondamentale è che sono iniziative che poi non devono essere ghost, nel senso che comunque devono essere spiegate e informate in maniera che abbiano poi anche un'opera di sensibilizzazione. Sul discorso dei contributi sicuramente
immagino che possano essere dei contributi a pioggia, ma sicuramente collegati ai discorsi di recupero e rimozione di compratore di amianto e dei trattamenti, soprattutto legate a quella questa specifica problematica. Bene, ecco, stiamo vedendo avanti l'ultima domanda, se non c'è qualche minuto di più, quindi cerco di fare il po' legato al discorso della raccolta delle rifiuti. Ecco, la domanda che abbiamo ricevuto, il concetto di grande sindaci, fa riferimento a questo, ecco, lei come candidato del sindaco, il Comune di Chiudiventi, responsabile dell'amministrazione comunale, allora, come ritiene l'attuale il servizio di raccolta rifiuti nel suo comune? Ecco, la domanda è inadeguato? Questo è inadeguato, tutti hanno risposto, ribadisco, non è ancora concluso nella stesura, tutti hanno risposto no, quindi anche tutti ritengono che sia adeguato, e quindi mi fa piacere che ci sia questo tipo di impressione, direi di spiegare, no, partiamo, partiamo da poco questa volta. Allora, quindi è adeguato? Sì, la risposta è nel senso che noi riteniamo adeguato, cioè che non sia migliorabile, ad esempio anche nel programma amministrativo del prossimo data del 25 maggio viene inserito un elemento che per esempio le fanno già presenti, però la cosa porta a porta dell'individuo, che è un di rifiuto, chiedono di concorre, devo dire che durante questa invece le risposte con l'amministrativo sono state volte in questa porta di carta per plastica, i vantaggi ingombranti. E verde, quindi crediamo anche in questo senso della compensazione fatto nel migliore dei modi, ciò che se mi permette con la mia professione invece posso ritenere inadeguati probabilmente sui costi che ci stanno caricando delle partecipate, a volte mi riferisco ad AIA piuttosto che al costruzione bacino rifiuti, ovvero degli appalti che erano sono stati gestiti direttamente da noi appunto dal costruzione di bacino. Ma che faccio esempio di bandiere di tasti dal 2008 al 2009, per noi il costo di raccolta del rifiuto è più che duplicato. A tutto questo si è aggiunta quindi alle difficoltà locali di gestione del ciclo del rifiuto, si aggiungono le difficoltà nazionali nell'inventarsi dei metodi piuttosto particolari per recuperare le risorse e per recuperare dei tagli ai piccoli enti come i nostri. Essere di varietà ovvero comunque casi e quant'altro, il ciclo dei rifiuti e il carico economico sui cittadini rispetto al rifiuto, ovvero la scusa del rifiuto in questi 5 anni, io credo a rischi, io credevo rischiasse di rendere irreleggibili gli amministratori locali, bravi o cattivi che questi fossero, perché il cittadino non sia stato in parte vessato, ovvero dopodiché, tornando e chiedendo la risposta, dopo questa piccola provocazione lamentela dal pubblico amministratore, ribadisco che credo che i nostri piccoli comuni il livello di attenzione alla qualità del rifiuto, alla raccolta e al ciclo, soprattutto da parte degli amministratori, sia di altissimo livello e ASTI si possa distinguere davvero a livello italiano su questo fronte. Sicuramente è un servizio adeguato e questo merito ovviamente va, io dico, a tutti i cittadini che si sono impegnati in questa direzione. Io però faccio un salto in più e tocco un concetto che mi è caro, quello del rifiuto zero. Magari a sentire parlare di questo qualcuno dirà via. Ma io ricordo il 1990, con Nico Novara che qua ha seduto, quando abbiamo cominciato la raccolta differenziata di questo comune. Cos'era la raccolta differenziata e quanti attacchi in quel senso abbiamo dovuto subire e per tutti gli sforzi che abbiamo fatto. Allora abbiamo con quella scelta che ormai ho avuto da più di 20 anni fa, la raccolta differenziata piano piano
superare il concetto di raccolta differenziata, che costa effettivamente tantissimo. Quindi è uno strumento che allo stato attuale delle cose non consentirà di fare i costi, c'è poco da fare. Per ridurre i costi bisogna non fare rifiuti. Quindi se è stato ottimo aver diffuso in questo territorio le cadenze dell'acqua, tanto per fare un esempio, che hanno sicuramente dato un ottimo risultato in questa direzione, ma senz'altro si può andare, si può essere, avere una visione, io dico, e andare oltre introducendo la vendita, la commercializzazione, l'utilizzo di prodotti alla spina, si può andare oltre introducendo, favorendo la commercializzazione di prodotti ai chilometri zero. Io sono un assoluto sostenitore dei gruppi di acquisto che possono occupare dei produttori locali, cioè forme di cultura, che secondo me sono forme di cultura che servono a far capire che non produrre più che possibile, un pochino implicano un lavoro, implicano un piccolo cambio di mentalità, implicano il fatto che bisogna magari abbandonare qualche comodità consolidata, però si può fare questo mestiere. E chiaramente l'ente pubblico ha il compito, perché deve avere una visione di futuro, ha il compito di puntare le basi di questo mestiere, incentivando e coordinando, io dico, questa pratica. Certamente il servizio raccolta rifiuti della Franca ha un livello, direi, ottimo, migliorabile, da migliorare ancora, quanto tutti i prodotti devono essere riciclabili. Ultimamente abbiamo aggiunto presso le scuole, perché sono convinto che quello è l'ambiente dove si deve maggiormente incidere e coltivare per diffondere una cultura della differenziazione del rifiuto in modo corretto. Le scuole hanno messo ovviamente la raccolta degli oli da cucina e spesso facciamo degli incontri specifici su quelli. Abbiamo un progetto per migliorare l'area ecologica, cioè per realizzarla dove molti cittadini oggi ne usufruiscono settimanalmente. Deve passare il concetto che spesso quando uno in alcuni casi nel generico ci butta un po' di tutto, invece non sempre è così. La raccolta porta a porta però è quella che oggi facciamo praticamente su tutti i prodotti, se fatta non in condominio ma fatta nella singola famiglia, quindi dal privato, ha uno scatto quasi vicino allo zero. Le difficoltà ci sono ancora nei condomini dove c'è un contenitore unico, dove non è possibile fare il controllo capillare. Migliorare senz'altro, ridurre il rifiuto a monte, questo è il passo successivo, la scommessa successiva da portare avanti, dove accennava Paolo Conte prima, con la casetta dell'acqua, ma contate sono 100.000 bottiglie di plastica all'anno in meno prodotte appunto dai rifiuti. Ma sicuramente ridurre il rifiuto a monte non è semplice. Tra i punti del nostro programma che è l'installazione di una casetta dell'acqua, la cosiddetta acqua del sindaco. Il discorso fondamentale per me è anche poi l'informazione. Far capire al cittadino che una buona raccolta può sicuramente incidere favorevolmente anche in termini economici, può essere sicuramente sulla bolletta, può essere sicuramente un motivo favore. Io raccolgo con soddisfazione l'interesse di Gianluca Forno quando dice che molte volte che i comuni sono devono sempre semplicemente prendere altre decisioni che arrivano dall'alto, anche in consiglio comunale molte volte sembra proprio essere diciamo lì al posto per solo delle prese d'atto. Bisogna sicuramente fare gruppo anche magari a livello di unioni comunali, di avere un interessamento maggiore da parte dei comuni su diverse tematiche riguardanti Gaia, il consenso dei rifiuti secondo me è importante. Abbiamo sviscerato a fondo
sottopone ancora questa una domanda che tra l'altro riassume anche le precedenti e ne dà una prospettiva anche dal punto di vista operativo. Come lo vista per questa domanda e anche per altre, voglio dire che non conosce il ruolo fondamentale di Lega Ambiente e della Fides, ma anche qui presente nella sala Montalino, che è anche di cuore proprio il suo contributo preciso, puntuale, idee, ma anche un obiettivo operativo. Soprattutto se il problema è ringraziare Aurelia per questa composizione bellissima, ecco, che dà anche un senso di piacevolezza, bellezza anche a questo tavolo, a questa sala, e un senso che mi ha molto bello. Allora, un tempo la domanda numero 11, è la numero 11 perché avete sottomano, perché è un senso operativo, che in qualche modo dà da conto di dove si vuole andare, rispetto anche ad una gestione del patrimonio edilizio esistente, e soprattutto anche di come poter modulare le disponibilità economiche e finanziarie dei comunali. Allora, la leggo. Allora, lei come candidato sindaco e quindi come futura amministrazione, amministratore, è disponibile, è disponibile a modulare le tasse di competenza comunale, se dico mi vado avanti, per incentivare il recupero e l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente non utilizzato rispetto alle nuove costruzioni. Ecco, anche qui tra i sindaci il basso e la cavalla è forte anche nel possibile e l'immagino l'articolazione che normalmente poi alla forma ha detto no, votiamo il no e poi segniamo il sì. Sì, qua il problema si ricollega un po' al discorso dell'incentivare e della gestione di un'amministrazione da 3-4 mezzi. Quindi la gestione di incentivi di questo tipo, che per la amministrazione che credo che siano tutto sommato complessi, è una gestione molto dolorosa. Stante le necessità presenti sul territorio comunale di Valdichieri, ovvero la presenza a mio avviso, a mio punto di osservazione, a mio privilegiato, di non molti manufatti di inizio esistenziale da recuperare, da gestire questi termini, che sono adesso che metteranno un osso sulla disponibilità di incentivazione. Dopodiché, se posso parlare un mezzo minuto, la tassazione comunale di Valdichieri d'Asti tiene conto di tutto, della tipologia di manufatto edilizio e tiene conto, sgravando il cittadino che si impegna a ristrutturare già da 5 anni, probabilmente da almeno 6 anni, quindi erano della serie di quello che possiamo fare, facciamo già. Sì, perché a parte c'è già il famoso 20% di cubatura, è già previsto nelle normative vigenti. Sì, perché se la casa esistente il recupero, la ristrutturazione non comporta ulteriore cubatura, quindi non ha tassazione aggiuntiva rispetto alla casa nuova. Sì, anche perché credo sia corretto incentivare il recupero sia della casa esistente fatiscente piuttosto che le facciate delle stesse abitazioni che servono a recuperare. Quindi diciamo sì, chiedo. Sì, basso. Ma allora, sicuramente sono situazioni che si devono essere sempre prese in considerazione del territorio. Come già detto in precedenza, Tigliore, essendo un territorio più vasto, essendo stato avendo avuto un'espansione diciamo molto leggera prima, si ritrova oggi a pagare le conseguenze. Io per esperienza negli ultimi mesi la sua amministrazione ci si è ritrovati poi a dover garantire i servizi fondamentali che come dicevo prima possono essere la fornitura del prodotto. Io nell'ultimo consiglio abbiamo stanziato 50.000 euro per portare la fornitura a 13-15 abitazioni, quindi un'espansione diciamo controllata e con buon senso, quindi che va a
aggiuntivo al recupero dell'esistente, quindi sicuramente con dei diversi tipi di ragionamenti e a seconda del territorio che uno si ritrova ad amministrare, si ritrova poi a prendere delle decisioni che talvolta sono differenti, quindi in determinati tipi di contesti come può essere il nostro, l'incentivo al recupero dell'esistente comporterebbe ad avere dei costi addirittura inferiori che nell'altro senso, quindi sicuramente si deve essere d'accordo. Diamo consigli vostri. Dico di sì, perché diciamo di sì, perché se arriviamo in quel recupero del patrimonio edilizio esistente, arriviamo a un circolo virtuoso economico che ovviamente porta lavoro. Dico di sì perché questo argomento si attacca poi in definitiva a tutti gli argomenti che abbiamo toccato precedentemente, cioè si attacca all'argomento del censimento, perché è necessario sapere proprio per calcolare quello che si può fare. Si attacca all'argomento del risparmio energetico, perché credo che le amministrazioni devono trovare risorse con altre strade, non sono più quelle usuali praticate per tanti anni. Quindi risparmiare significa avere risorse per fare interventi che possono essere utili in questo momento di particolare difficoltà economica. Sì, perché queste sono, secondo me, le opere pubbliche del futuro, tutto questo sistema. È un sistema che poi è l'opera pubblica del futuro. E credo, in definitiva, sì, perché ribadisco, io penso all'ente pubblico, la mia visione di ente pubblico, la mia visione di comune, è una visione di un ente che fa da esempio rispetto verso i cittadini e deve favorire in questo senso i comportamenti virtuosi. Bene, grazie ai quattro candidati sindaci che hanno aggredito questo invito, l'immagine, e noi abbiamo apprezzato la possibilità che anche il votante sicuramente qualche dei più per poter esprimere in modo consapevole il proprio voto. Devo dire che è presente anche il rappresentante della stampa, che lo comincia per gli altri, quindi da racconto, immagino, perché anche della serata. Che non hanno avuto modo oggi di partecipare, ecco, hanno poi letto questo voto sicuramente interessante di quanto è stato nel presentato e nel discusso della stasera. Quindi grazie a tutti, e lascio quindi la parola a Angelo Conte, quindi della serata. Sì, allora grazie, io vi ringrazio. Volevo concludere con due considerazioni su quello che è successo con questo 2009, una considerazione positiva e una meno positiva. Allora, cominciamo da quella meno positiva. E quella meno positiva è che abbiamo avuto più difficoltà e abbiamo tuttora nel convincere i candidati a rispondere a questo tipo di questionari. Ho imparato una parola che non ho mai utilizzato in vita mia, che è strumentalizzazione, perché alcuni candidati hanno paura che le loro risposte io credo che l'andamento di questa serata, quello che ho fatto questa serata, posso dimostrare che la nostra intenzione non è assolutamente quella di strumentalizzare le risposte dei candidati. La considerazione positiva è che le domande che abbiamo fatto quest'anno rispetto a quelle del 2009 non sono totalmente confrontabili e quindi non è possibile fare un'analisi di cosa è successo in questi 5 anni. Però globalmente, se vado a vedere la percentuale di sì rispetto a quelli che sono stati nel 2009, posso dire che è sicuramente aumentata. Questo significa che è sicuramente...